Si sente che potrebbe fallire, come ha detto Conte, se non vince il campionato? Sì, dopo 10 titoli a livello internazionale mi sembra che sì, che possa fallire. Ma si sente Benitez, gli ho chiesto se si sentiva a rischio fallimento dopo le sue parole di ieri in caso di mancata vittoria del campionato. Ha detto posso anche permettermelo con i 10 titoli internazionali che ho vinto. Ma io ne ho vinti di più tra calciatore e allenatore. Che rit! Fammi sentire un po' che rit, una gentile buona, che rit! Niente di meno, niente di meno. Voglio, ma tu veramente la fornietta fa una fotanda al cervello, ma tu vuoi poi? Ma voglio, tu la mattina, tu dicetti pure che la trovo, la mattina, da fare zuppa e latte con latte, non può bere, ma tu veramente stai facendo una viking goal. Ma come si fa? Come si fa a essere così viking così, che lo dammi così? Ma come si fa? Ah, niente di meno, tu hai vinto giù allenatore da Casciarò e aspetta un momento, ma devo dire io lo punto, aspetta un momento. Ma ti dico quello che ha vinto Benitez, hai spinto. Anzi, no, ti dico prima tu che ha vinto, tu da Casciarò che ha vinto, ma ha già segnato perché giustamente ha già fa pareti, perché ha già fa la figura in merda, perché se non sono l'uso, che se sì, non sono l'uso, allora tu da Casciarò hai vinto. Una Coppa UEFA, o 93, 5 campionati italiani, sempre che a merda ha vinto, e a Ruban, come sempre, come voi facete, a Ruban, poi una Champions League, poi è una Coppa Intercontinentale, è una Supercoppa Europea, è su, una Supercoppa Europea, ok, poi da allenatore invece, poi ti aiuto a fare l'allenatore, sempre un dell'oro ti aiuto a fare. Due Supercoppe italiane, due Supercoppe italiane, due campionati italiani, sempre un chili sicchi e l'utam, e poi... fanno nulla, ora vinto niente di più. Comunque di l'anno e so, io sono arrivato a 13 trofei, 13. Ma tu che quello che ha vinto Benitez, arabo buono in orecchie, Aiz buono parrucchino, ma magari l'ha ricordato in da cervello sta notizia. Quello che ha vinto Benitez, da calciatore ex vivaio del Real Madrid, a causa di un grave infortunio, abbandonò il calcio giocato e si dedicò alla carriera solo di allenatore. E di allenatore ha vinto Benitez, arabo buono in orecchie, Aiz parrucchino. Sei trofei con le giovanine del Real Madrid, due Liga, una Coppa d'Inghilterra, poi una, un nome strano che è inglese, non lo so ci chiamare, mi scuso, una Community Shield, una Coppa, poi una Supercoppa italiana, voglio, due Europa League, una Champions League, una Supercoppa UEFA e per concludere, caro Zlus, un mondiale per club. E un totale sono 16 trofei contro 13 conti. Ma che le vedi chi, Zlus? Ma tu puoi parlare, ma tu che puoi parlare? Che sei allenatore e giocatore? Niente di meno che chi l'hai fatto? Ha fatto solo l'allenatore, non ha giocato perché ha avuto l'infortunio e ha vinto il giovedì. Figurati se si metteva a giocare. Zluma, ma fatta la suppa e latte con latte, parzialmente scremato perché si nota caca sotto. Che sta fa? Hai capito? Perché tu sei un chi? Tu sei una banana barmanata, ma te la faccio fare, capito? Guarda qua, vedi sta banana, che se non stai ferma, però a banana formata vuol dire che stanno ferma in da tu che lo si nuerma la dinta, si chieloso, si chielutam, che se si, si non mi vengo tu a chi ti rubentino, che se si, a poveri tale, si con una banda, i pernacci imbarnacciati, che se si, voglio sempre solo Forza Napoli, sempre comunque a dovunque, perché tutto riesce, è munnezzo, ciao, voglio.